Un luogo, si dice, un destino. L'espressione è abusata, ma è quanto fra le righe ha affermato in una recente intervista lo scultore altoatesino Willy Vergínere, il quale ha rivendicato alla propria arte stimoli creativi che gli derivano dalle sue montagne, dalla sacralità delle alte cime, da un sentimento ecologico d'ordine spirituale. Stimoli che si traducono in immagini di bellezza immateriale, quasi emergesse dal legno non la fisicità della materia, ma la spiritualità di virgine e forme. Indicibile il brivido che provocano le leggiadre figure di fanciulle in fiore, come le avrebbe definite Marcel Proust, e di giovinetti che dal loro ligneo candore sembrano fissare lo sguardo su chi li osserva per poi perdersi nell'infinito di un mondo immateriale. Se tali immagini costituiscono senza dubbio un elemento di alto e pensoso fascino, tradotto in seducenti ed eleganti forme, il laboratorio di Vergínere si amplia di altri notevoli momenti di riflessione, come ad esempio la riconsiderazione dello scalatore da lui sottratto alla tradizionale dimensione eroica e ricondotto ad una quotidianità espressa con rispetto, ma non priva di lieve ironia. Vorrei però ritornare sulle immagini dei giovinetti che costituiscono la magia più nobile di Vergínere. In queste composizioni, modellate in notevole pluralità di accenti, la loro ideale bellezza opera un recupero della statuaria antica, come se nell'artista contemporaneo confluissero secoli di storia. Una storia che muove dall'ellenico concetto del kalos kagathos, ossia della bellezza quale manifestazione esteriore di elezione spirituale. La musa di Vergínere va ancora più indietro, risalendo all'alba della civiltà greca ed egeo cretese, allorché le statue che ornavano i templi erano dipinte, retaggio del mondo egizio che, come si legge in Platone ed in Erodoto, era assai più vicino di quanto si creda al panorama culturale greco. La classicità dello scultore altoatesino si apre spesso alla dimensione del sogno, e quasi sfiorate da un alito surrealista, le sue statue fioriscono in delicate variazioni in cui il blu, colore simbolo della purezza, non solo per i padri della Chiesa, ma anche, secondo più tarde dottrine ermetiche, si estende dai mirabili corpi alle mani, che aperte mostrano virenti immagini floreali e si prolungano in delicate campanule affioranti dalle punte delle dita. Ogni opera, per essere un prodotto d'arte, deve contenere un significato che vada oltre l'apparenza. Il critico si pone quindi l'interrogativo su quale sia il mondo interiore di Vergínere, come peraltro quello di qualsiasi altro creatore. Spesso gli artisti non aiutano in questa ricerca, perché anzi non sembrano pienamente consapevoli del valore delle opere che stanno creando e soprattutto del modo in cui le hanno tratte dal nulla alla vita. In questo senso Vergínere è come Wagner. Ascoltare le dichiarazioni del primo o leggere l'autobiografia del secondo provoca una reazione di sconcerto. Sembra che essi siano ignari di quanto hanno prodotto. In realtà occorre rifarsi all'ispirazione, che non è costituita dai banali automatismi teorizzati da Breton, ma a un moto spontaneo che si traduce in piena concretezza quando si coniuga ad eccezionali capacità espressive. Si può allora comprendere come dai giovani di Vergínere spiri il profumo della purezza, purezza dei corpi e della mente, che allontana la fisicità dell'hic et nunc per proiettarli in un mondo che trova in quegli sguardi rivolti all'infinito e all'eterno la sua perfetta realizzazione. La consapevolezza di essere uomo fra uomini emerge tuttavia nello scultore quando crea una curiosa piscina con figure colte nella loro emergente parzialità, presentate come se compissero memorande imprese. È il gioco dei contrari. Gli scalatori sono demitizzati, i bagnanti sembrano invece moderni argonauti. Una sorridente giocosità domina infine quella parte della produzione che descrive mucche trasformate in cavalcature e narra altre funambolesche invenzioni relative ad un particolare quanto affettuoso rapporto fra uomini ed animali.